intanto è stata una settimana un po' difficile per te per il problema alla caviglia, sei rientrato, sei stato chiamato in causa da mezzala, hai dato il tuo grande contributo, sei entrato in campo, il Pescara ha segnato, serata praticamente perfetta. Sì, sì, è stata una settimana un po' difficile, però ho saltato qualche allenamento, ho lavorato a parte, però dai, ci tenevo a esserci oggi e sono contento per la vittoria e per i tre punti. Tu sei stato in campo nel momento in cui il Pescara ha spinto di più sull'acceleratore, tra l'altro con un centrocampo, lo possiamo chiamare inedito, De Marco Play, tu mezzala insieme con D'Agasso. Sì, sì, magari avevamo pochi centimetri, però abbiamo spinto e abbiamo trovato il gol che cercavamo. La partita come la giudichi nell'arco dei 90 minuti? Ma penso sia stata una buona partita, considerando anche che loro sono un'ottima squadra e noi abbiamo fatto, penso, una buona, un'ottima partita e siamo portati a casa i tre punti. Forse il miglior secondo tempo della stagione del Pescara? Ma questo non te lo so dire, però sicuramente è stato un ottimo secondo tempo in cui abbiamo spinto, abbiamo fortemente voluto il gol e poi è arrivato e siamo molto contenti. La domanda, buonasera Lorenzo e complimenti, anche perché è sfiorato, se non vado errato, con un bel destro. Grazie. Il palo, se non ricordo male. Fabio Ferraresi. No, io a Lorenzo volevo chiedere, partendo dal presupposto che il Pescara lo ha sempre dimostrato in queste partite di avere una condizione fisica eccellente, oggi l'impressione dalla TV che il secondo tempo voi andavate il doppio della SPAL, non so se dal campo anche a te dava questa idea che loro fossero un po' in difficoltà anche a livello fisico oltre che mentale. Ma io penso che noi lavoriamo in settimana per farci trovare pronti a livello fisico e credo che magari le loro difficoltà del secondo tempo sono date dalla nostra grande preparazione fisica che abbiamo. Altra domanda per Meazzi, che poi ci deve salutare. No, la domanda è sulla falsa riga di quello che diceva Fabio, perché ormai diciamo che nei secondi tempi il Pescara lievita a livello proprio di condizione atletica, è lì che si crea proprio un bel distacco, no, con gli avversari, una bella differenza con gli avversari, non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Io penso che anche in queste partite la differenza l'abbiamo fatta nei secondi tempi, in cui diciamo non caliamo a livello di qualità e di intensità rispetto ai primi tempi, quindi magari le altre squadre calano e possiamo far male.